È il giorno del Dolomiti Pride a Trento, migliaia in strada per ribadire che tutte le persone nascono libere ed uguali in dignità e diritti. La manifestazione è un successo con tante famiglie, bambini e sorrisi. Anche tanti politici e associazioni presenti alla sfilata, il PD compatto ha manifestato con consiglieri comunali e provinciali, ma ci sono anche Emanuele Bottamedi, i Verdi e Giuliani del PATT, oltre al sindaco Andreatta. Sequestrato un agriturismo a Caldonazzo, usato per il consumo e deposito di droga. La difesa dei gestori dell'agritur respinge le accuse che arrivano dalle testimonianze di due indagati nell'operazione Zaghi. Rubano i portafogli alle anziane nei supermercati, denunciate due donne e chiesto l'allontanamento. I carabinieri le hanno scoperte analizzando le modalità dei furti, comparando video e foto. Arriva al parco vicino all'asilo di Maso Ginocchio e si cala i pantaloni. A finire nei guai è stato un uomo che, mentre compiva gli atti osceni, è stato visto da una donna che ha chiamato le forze dell'ordine. Pratiche di successione? Contabilità per professionisti? Contabilità per enti non commerciali? Contratti di affitto? Rapporti di lavoro domestico? La vita è già complicata. Falla più facile con CAFACLI. CAFACLI ti dà più che una mano. www.acliservizi.it 199 199 730